Ci troviamo qui in compagnia di Danila Logoteta e Umberto Lentini, i protagonisti del videoclip Tu dentro me di Mario Nania. Ragazzi, com'è stata questa esperienza? Ma devo dire molto, molto bella. Devo dire che io ero molto stanca in quel periodo perché comunque faccio un altro lavoro, il mio lavoro, quindi. Però è stata una bella esperienza. Io già sono comunque veterana un po' di questo mondo. Poi la facoltà di conoscere altre persone è stata anche un'ottima esperienza. Mi sono trovata bene, è un susseguirsi di emozioni, poi mi sono vista in video, insomma, non mi aspettavo un grande successo, dico la verità. Lo rifaresti? Sì, certo, sicuramente lo farei nel periodo che non sono stanca, ecco, magari, che sono molto più rilassata. Questo sì, lo rifarei e ne rifarei altri di seguito, perché comunque le mie passioni sono Una bella queste. esperienza. Assolutamente più la mia passione, vabbè, oltre al mio lavoro, sono il mio marchio dei gioielli, che comunque più o meno tutti sanno, di Daniele Gioello, l'ho detto, pazienza, lasciatemelo passare. Certo, e dici pure tu cosa fai nella vita oltre appunto aver preso parte a questo videoclip. Allora, io intanto lavoro per conto delle finanziarie, quindi il mio lavoro principale è questo, ecco perché è un lavoro molto impegnativo, quindi è molto, essendo impegnativo a livello mentale stanca molto, però le mie soddisfazioni, che questo è importante per me fondamentalmente, mi permette comunque sì di vivere e di fare il meglio, realizzare il meglio i miei sogni e le mie passioni. Mentre nel marchio la DD Daniele Gioell è nato perché è una cosa che a me piace molto. Quindi io li disegno, io li creo, personalizzo e sono gioielli unici. Quindi è un'altra mia passione, un'altra mia soddisfazione immensa, che magari può essere che un domani potrà diventare un brand magari molto conosciuto, mi auguro, altrimenti per me va bene anche così. Allora noi ti facciamo un in bocca al lupo. In genere si dice crepi, però un altro giorno invece mi hanno spiegato che si dice grazie. Poi Ok. non lo so. Passiamo a te, Umberto. Tu invece, com'è stata l'esperienza del videoclip? Allora, è stata un'esperienza sicuramente positiva, anche io come Danilo sono stato preso da mille cose, quindi tra la laurea e i social, perché io, come ben sapete, però forse alcuni non sanno, mi occupo a tempo perso dei social network a livello di catturatore di immagine, quindi è stata una gran fatica accumulare tutte queste Questi questi impegni. impegni per portarli avanti. È stata una bella esperienza, ripeto, anche perché ho incontrato una ragazza come Danila che è stata veramente in gamba e il video mi ha aiutato Aiuto. tantissimo, insieme ad Antonella, Mario, bravissimo cantante, e anche Pino La Face voglio salutare, è stato un grandissimo videomaker, ha stupito tutti quanti, addirittura la nostra Danila, dobbiamo dire che è scesa qualche lacrima quando ha visto per la prima volta il video. Ahimè. Comunque lo rifarei sicuramente e spero in un futuro video ancora assieme a Mario, anche se già ho preso parte di un video l'anno scorso. Bene. Non sono stato protagonista, bensì una semplice comparsa, però è stato comunque piacevole. Quindi tu fai l'influencer, di cosa quindi ti occupi oltre a questo? Allora, mi occupo, oltre a questo, nel senso influencer. Esatto, sappiamo che Ok, sei laureato, hai sì, sono detto. laureato in legge, mi sono laureato una settimana fa esatta, quindi adesso avvierò il mio praticantato, quindi a tempo perso continuerò a fare l'influencer, quindi dedicherò sempre quella mia immagine per i social, mentre per la mia carriera futura intraprenderò il ruolo di, si spera, avvocato. Dai, non loro in bocca al lupo anche Vivi il lupo. a te. E ci vediamo al prossimo video. Perfetto, grazie. Ciao. Grazie.